Nuovo appuntamento con i nostri consigli di lettura. Oggi parliamo di social, in particolare di uno che sta spopolando, soprattutto tra i giovani. Parliamo di Instagram, lo facciamo attraverso un libro molto interessante con tantissimi spunti di riflessione firmato da Giuseppe Riva e Clelia Malighetti, che è in collegamento Skype con noi. Il libro edito dalla San Paolo si intitola Psicologia di Instagram. Ciao Clelia, benvenuta. Ciao a voi, grazie. Allora, tu sei psicologa e ricercatrice e come ti dicevo a microfoni spenti, è un libro davvero interessantissimo, ricco di spunti di riflessione. Prima domanda, qual è lo scopo principale del volume che appunto è scritto a quattro mani con Giuseppe Riva? Ma allora, lo scopo del volume è duplice. Da un lato abbiamo voluto fornire una lettura psicologica di Instagram in modo tale da andare a descrivere un po' come il social si collocasse all'interno di processi psicologici importanti come la ricerca di sé, la costruzione dell'identità. Quindi fornire una panoramica rispetto a quelle che sono le opportunità fornite da Instagram e anche i rischi implicati nel suo utilizzo. E dall'altro abbiamo voluto fornire degli strumenti pratici, dei suggerimenti, consigli, esercitazioni per genitori, insegnanti, ma anche psicologi e sociologi interessati al tema, affinché avessero appunto degli strumenti pratici per la gestione, per intervenire e prevenire possibili rischi collegati all'utilizzo del social. Alla fine, infatti, del volume è possibile trovare un contrasto tra genitori e figli per stimolare un utilizzo consapevole e responsabile del social network in un contratto che sia reciproco tra sia per i genitori che per i ragazzi. Infatti, pagina 136 c'è questo contratto, perché tra le tante richieste che i giovani, che i ragazzi fanno ai genitori è il motorino, una delle tante richieste, quindi tanti genitori però preferiscono non acquistare il motorino ai ragazzi prima che magari non abbiano acquisito il patentino, che non abbiano dei validi, non abbiano fatto una, come dire, della scuola guida per imparare a portare il motorino, quindi imparare i segnali stradali, dare precedenza e altro. La stessa cosa vale anche per i social. Fin quando non, come dire, non si hanno le basi, non si conoscono le regole per entrare nella giungla dei social, i ragazzi dovrebbero restarne fuori. Molto interessante questa idea appunto del contratto che voi avete proprio allegato al libro, da sottoscrivere genitori figli, quello che devono sapere i figli e quello che devono sapere i genitori. Sì, e c'è una firma reciproca, in quanto l'impegno è importante che sia da entrambi i lati, quindi un utilizzo che sia responsabile rispetto a quanto si usa il cellulare o il social, come si usa, le implicazioni di quello che viene postato su Instagram, che spesso si ha l'idea che quello che succede online rimanga online, in realtà ha delle implicazioni, delle conseguenze nel mondo offline quotidiano molto importanti. Ed è importante, insomma, che il genitore accompagni il ragazzo nell'utilizzo di questo social e che gli fornisca le informazioni necessarie affinché l'utilizzo sia appunto un utilizzo responsabile, come dicevi tu, appunto la patente per il motorino è potenzialmente pericoloso, guidare è potenzialmente pericoloso, ma se si conosce la strada e le regole per la guida, diciamo che questi rischi diminuiscono. Allo stesso modo il social, non occorre, diciamo, demonizzarlo da un lato, però è importante sapere quali sono i fenomeni, i rischi a cui il ragazzo o la ragazza può andare incontro dall'utilizzo di Instagram. Con questo contratto abbiamo voluto rendere semplice, diciamo, e favorire una comunicazione, una responsabilizzazione reciproca sia per i genitori che per i ragazzi. Ecco, nella stesura di questo libro, Clelia, nella prima parte c'è anche, come dire, un excursus generale sui social e poi ti soffermi insieme a Giuseppe Riva soprattutto su Instagram, che è il social che sta andando di più, soprattutto tra i giovani, come dicevo anche in apertura. Ebbene, nella stesura di questo libro ti sei accorta che social, Instagram, Facebook, eccetera, sono più
sul piatto della bilancia, sui due piatti, sono di più le opportunità o i rischi del loro utilizzo? Ma allora, questa è una domanda interessante, nel senso che studiando appunto i social, Instagram in particolare, ma anche TikTok, Facebook, eccetera, io il professor Riva, che questi social offrano delle opportunità, per esempio Instagram è un laboratorio virtuale, dà la possibilità ai ragazzi di stimolare la propria creatività, di presentarsi, di proporsi all'interno di una comunità digitale che può perturbare anche in modi positivi e stimolanti. D'altro lato offre tutta una serie di rischi legati alla costruzione identitaria, legati allo stabilirsi di relazioni. Ritengo che sia importante essere a conoscenza di entrambi i lati. Non mi viene dare un giudizio rispetto a più rischi o più opportunità. Credo che siano entrambi importanti. Spesso da un lato magari gli adulti o i genitori demonizzano lo strumento parlando solo dei rischi. Dall'altro magari i ragazzi ne vedono solo le opportunità, è importante, come dire, venirsi incontro, comprendere quello che fanno i ragazzi, perché comunque è diventato il principale strumento di socializzazione, per cui escludere i propri figli o gli studenti dall'utilizzo di questo social avrebbe delle implicazioni negative proprio da un punto di vista di relazione interpersonale, per cui non mi viene da consigliare di non utilizzare i social, mi viene da consigliare di utilizzarli in maniera responsabile, di parlare con i propri figli, di parlare con i propri studenti, di condividere i rischi o le riflessioni che i ragazzi stessi potrebbero avere utilizzando il social. È proprio così, quindi avrei voluto chiederti se attraverso Instagram si può esprimere anche creatività e la risposta è sì, me lo hai appena detto. Una cosa molto interessante, anche all'interno del libro, avete realizzato dei box per approfondire con delle sintesi cosa fare praticamente, insomma degli strumenti, no? Quasi dei consigli, delle istruzioni per l'uso, e poi sono riportate anche delle storie di utenti in pillole, gli utenti stessi della rete. Sono storie vere, storie che nascono dalla vostra esperienza, a cui poi avete dato un nome, un'età, oppure come nascono? Ma allora, sono storie vere, sono storie reali di utenti. Abbiamo pensato che potesse essere immediato, l'immediata comprensione, leggere effettivamente che cosa voglia dire opportunità su Instagram. Abbiamo parlato di questa utente che effettivamente navigando in rete, navigando in Instagram, ha trovato i mandala e si è espressa attraverso questa creatività colorata, diciamo, dei mandala. Quindi sono tutti utenti reali, a cui ovviamente abbiamo modificato diciamo il nome, però per esempio si fa riferimento a Sofia Viscardi, si fa riferimento a Denis Life, che è un ragazzo che con la sua creatività è diventato molto famoso, ricreando per esempio gli outfit delle persone famose con oggetti di vita quotidiana, tra cui anche la pasta per esempio. E dall'altro lato abbiamo pensato di mostrare anche nel concreto i rischi come fenomeni come il grooming o il sexting, di cui recentemente si sta cominciando a parlarne di più, però abbiamo pensato che fornire un esempio abbastanza esplicito potesse aiutare i genitori a rendersi conto dei rischi effettivi che ci sono, e inoltre abbiamo ritenuto che parlare di praticità, per cui magari molto spesso c'è la difficoltà di instaurare una conversazione su aspetti come i social, che magari per il ragazzo è molto intimo, è una cosa molto personale, magari non ha voglia di condividerlo col genitore. Ecco, abbiamo riportato magari delle modalità, degli stimoli per cominciare una conversazione con il proprio figlio rispetto a come utilizza il social, senza demonizzarlo, ma appunto magari facendosi raccontare cos'è che fa il ragazzo su Instagram. Certo, e ci sono anche appunto, come dicevamo, consigli pratici, istruzioni per l'uso rivolti ai genitori, c'è un glossario con termini
in inglese che riguardano i social Instagram, così per permettere anche ai genitori di tentare in qualche modo di barcamenarsi tra tutti i termini che si sentono, che si ascoltano e che si leggono oggi. E come dicevamo, un libro che è uno strumento molto interessante per i genitori, ma che può essere letto anche dagli adulti, come dire, anche per darsi una regolata, diciamo così, nell'utilizzo dei social, perché puntiamo sempre il dito sui ragazzi che sono sempre con lo schermo davanti agli occhi, ma noi non siamo da meno. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Instagram, i principali utenti sono sicuramente gli adolescenti più giovani, però voglio dire, anche i ragazzi sui 30-40 anni sicuramente lo utilizzano, magari gli usi e le finalità sono un po' diverse, però riteniamo che condividere i perché i ragazzi siano sempre davanti allo schermo, sicuramente portandoli a limitare l'utilizzo del cellulare, del social, magari mentre si studia, mentre si dorme, che sono fenomeni purtroppo che ci sono, aiuti di sicuro, però comunque condividere che cosa si fa, perché molto spesso questi ragazzi fanno cose molto interessanti. Un libro che vi consiglio da leggere, per riflettere, da tenere sulla scrivania, di Clelia Malighetti e Giuseppe Riva, edito dalla San Paolo, Psicologia di Instagram. Intanto ti ringrazio per essere stata con noi. E, grazie a te. Perché no, alla prossima pubblicazione e buon lavoro. Ricordo, sei psicologa e ricercatrice. Grazie ancora, alla prossima occasione. Grazie mille. Thank you.